Ciao, oggi ho deciso di parlarvi di un altro prodotto con cui lavoro che si chiama Webby, che sta per Web Intelligence e fa parte della suite della SAP della Business Intelligence. Nello specifico è l'ambiente Business Object e all'interno dell'ambiente Business Object c'è un prodotto che si chiama Webby che permette di creare reportistica basandola su universi. In questa interfaccia che io ho già preparato vi è un report di esempio che va a prendere determinati dati da un universo, nello specifico va a prendere due dimensioni e due dettagli, e l'obiettivo di questo mini corso è quello di andare a filtrare questi dati con un filtro dinamico, cioè un filtro che chieda all'utilizzatore del report quello che è il tipo di dato che vuole visualizzare. In questo report noi stiamo visualizzando degli stati, California, Colorado, Florida, eccetera. Supponiamo che qualcuno ci chieda di fare un report che non faccia vedere tutti l'insieme degli stati, ma solamente quelli che l'utente andrà a selezionare. Il primo risultato è quello che stiamo vedendo, che non filtra alcun tipo di informazione. In Webby e nei report che Webby crea, ci sono due diversi tipi di interfaccia: l'interfaccia del report, che è quella che noi abbiamo davanti agli occhi in questo momento, e l'interfaccia di un altro oggetto che si chiama query, che serve proprio ad andare a modificare il set di dati che si decide di utilizzare nel report stesso. Per passare da questa interfaccia all'interfaccia delle query, si va sulla scheda Accesso ai dati e si sceglie il comando Modifica. Scegliendo il comando Modifica, l'interfaccia cambia. E questa è l'interfaccia della query. Noi nel report vediamo i quattro dati anno, stato, fatturato e venduto perché negli oggetti risultato di questa interfaccia sono stati inseriti questi oggetti. Supponiamo che qualcuno ci abbia chiesto, come vi dicevo prima, di filtrare i dati per stato. Quindi io vado a selezionare nella parte dell'elenco degli oggetti disponibili dell'universo lo stato e lo trascino nell'area delle query. Trascinandolo nell'area delle query, lui in automatico mi crea un filtro che andrà a lavorare sull'oggetto stato e mi propone diversi tipi di criteri di valutazione. Quello di default è in elenco, ma se noi scegliessimo e aprissimo questa combo, avremmo le varie possibilità: in elenco, uguale, diverso, maggiore, eccetera, eccetera. In questo nostro specifico caso, cioè vogliamo creare un report che chieda all'utente quali stati andare a visualizzare, lasceremo il valore di default che è in elenco. Noi, nella parte destra, avremmo la possibilità di scrivere gli stati, ma se li scrivessimo a mano qua, non daremmo all'utente la possibilità comoda di andare a variarli. Ecco che per creare un filtro dinamico si utilizza la freccettina nera che è a destra del filtro creato e si va a selezionare l'opzione Prompt. Selezionando l'opzione Prompt, la macchina scrive automaticamente un testo fisso all'interno della posizione nella quale ci dovremmo mettere i valori, ma soprattutto va a creare questo pulsante che è l'editor del filtro Prompt. Se noi clicchiamo su questo pulsante, leggiamo quello che Webby ha fatto in modo automatico. Ha creato un testo che è il mettere valori per e il campo che abbiamo selezionato, l'oggetto che abbiamo selezionato, quindi il mettere valori per state sarà la frase che l'utente leggerà per poter scegliere gli stati che vuole utilizzare e nella parte bassa la macchina chiede e permette di scegliere alcune opzioni. Ad esempio, mi permette di andare a far selezionare l'utente da un elenco di valori già preparato, quindi l'utente non deve scrivere, ma può andare a selezionare da questo elenco, che è decisamente comodo. Se noi disattivassimo prompt con elenco valori, in questo caso l'utente sarebbe obbligato a scrivere i valori degli stati che gli interessa. Mantieni selezionati gli ultimi valori, vuol dire l'ultima volta che l'utente ha eseguito questo prompt, quindi ha fatto questa scelta, ha usato magari tre stati, California, Illinois e Florida. Automaticamente, la prossima volta che eseguirà il report, la macchina gli riproporrà questi. Lui, ovviamente, l'utente potrà ovviamente cambiarli e andare a scegliere quelli che preferisce. Prompt facoltativo consente di non scegliere alcun valore,
Seleziona solo dall'elenco, vieta all'utente di scrivere, quindi prompt con elenco valori propone la scelta facendolo selezionare. Se io selezionassi, attivassi l'opzione seleziona solo dall'elenco, l'utente non può scrivere. Confermiamo con OK le scelte di default e andiamo ad eseguire il report. Eseguendo il report, ecco che la macchina ci propone il prompt. Qui a destra leggiamo il mettere valori per state, nella parte centrale leggiamo i valori degli stati, quindi io posso selezionare California e trascinarlo, posso selezionare Florida e trascinarlo e posso selezionare Texas e trascinarlo. Se non volessi trascinarli da questo elenco valori, potrei scrivere il valore che mi interessa qua. Quindi se io scrivo di C e lo vado a buttare, automaticamente la macchina accetta anche questo. Confermando con OK, il report viene rieseguito e visualizzerà solamente gli stati che sono stati scelti: California, Florida, Texas e DC. Sperando che vi possa aiutare a velocizzare e a rendere più leggibili i report che creerete con Webby, vi saluto. Ciao!